nemico numero uno da battere è l'astensionismo, è il fatto che gli italiani oggi non abbiano intenzione di andare a votare. Noi dobbiamo convincerli ad andare a votare con le nostre proposte sul Mezzogiorno innanzitutto. Noi vogliamo mantenere i soldi del PNRR al sud nei confronti di uno scippo che la Lega ha intenzione di fare. Ostenta sicurezza rispetto agli avversari politici, ma confessa di temere l'astensionismo. Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta chiude il suo tour pugliese a Foggia con un comizio nella zona pedonale del centro. In Puglia stiamo crescendo, ha affermato il leader del PD, e soprattutto la dinamica che si sta creando con un centrodestra in grande difficoltà rende tutti i collegi contendibili, ha aggiunto. Sul palco al suo fianco il responsabile regioni ed enti locali della segreteria nazionale del PD Francesco Boccia, il vicepresidente della regione Puglia Raffaele Piemontese, i referenti locali del partito e i candidati alla Camera e al Senato. Tra i temi su cui si è soffermato maggiormente quello relativo al rischio aggressione dei fondi PNRR da parte della criminalità organizzata. Guardate, il nostro oggi obiettivo fondamentale sul Mezzogiorno è lavoro, applicazione dei soldi del PNRR e difendere quei soldi rispetto alla criminalità organizzata. La lotta contro le mafie, la lotta contro la criminalità, perché quella quantità di soldi che arriveranno nei prossimi 5 anni è ovviamente particolarmente attrattiva per mafie e criminalità. Noi vogliamo fare di tutto perché quei soldi siano ben spesi, abbiamo messo in campo una proposta di assunzioni nella pubblica amministrazione finalizzate a usare bene i soldi del PNRR, perché oggi la nostra pubblica amministrazione non è in grado probabilmente di farcela fino in fondo. Ecco perché la nostra proposta di assunzione di 300.000 giovani nei prossimi anni in sostituzione delle persone che usciranno in pensione è esattamente per dotare la pubblica amministrazione di personale giovane che sia in grado di usare i soldi del PNRR bene e di difendere quei soldi dalle mafie e dalla criminalità.